ha realizzato pure il nostro presidente è che puoi caricare tutti i tuoi contenuti attraverso podcast, quindi tu fai i contenuti che vuoi con quello che ti piace raccontare e poi lo carichi in podcast e puoi pubblicizzarlo dove e come e quando vuoi. Ma la cosa bella del podcast è che poi puoi riascoltarlo, cioè, che numeri fate? Allora, andiamo dai 50 a, siamo arrivati anche a 400-500 ascolti su un podcast. E durante la diretta invece non sono tanti gli ascolti, però siamo arrivati ad averne anche una settantina. E purtroppo il web funziona così, e chi ti ascolta viene perché vuole ascoltare quell'argomento. Sì, no, vabbè, parlare sul web. Quindi, se no, io te lo dico anche, se ti va di fare una cosa per frequenza libera, questa essendo una PS, quindi se tu vuoi trasmettere dei contenuti diversi dal solito, oppure se c'è un interesse tuo a trasmetterli, sappi che abbiamo a disposizione anche... Mi interessano la pesca, quindi... Per parlare di pesca, no? Io sono un pescatore accanito. Di cosa? Tutto. Qualsiasi cosa si muove, non si muove nell'acqua e la mare. Ah, nell'acqua? Quindi, cioè, a mare faccio lo schifo. E mi hanno invitato a un convento di vegani. È vero? I Sugar Daddies, la prima cosa, scusate, io mangio la carne. Mangio pure la carne di cavallo, quindi guardiamo così. Perché parlavo della vivisezione, scusate, ma... Allora, sì, aspetta, sì, vediamo un po'. Questo qui è il mio. Allora, ascoltiamo subito. Vediamo. La tua ammiratrice. Vabbè. La parte sensibile è frontale, non è sulla punta a quella. Sì, infatti. Io come esperto. Sì, che hai provato. Sì, per infatti è stato lui quello che ha provato prima che arrivassi tu. Allora, facciamo così quindi. Sto registrando. E allora va bene, ben ritrovati in Radio Frequenza Libera, io sono Guerino, oggi devo dire con un ospite per noi amato, perché spesso ci troviamo a parlare anche di quello che fai e dei tuoi contenuti anche tra di noi qui in radio. E quindi buonasera, benvenuto. Buonasera, Pinuccio. Non so se qualcuno l'ha riconosciuto, la sua voce Pinuccio. Questo accento toscano facilmente riconoscibile. Allora, no, ci piace perché per pensare di una c'è da questa libertà di farci vediamo, e quindi ci piacerebbe un sacco, appunto, siccome sai che prima ti ho raccontato che il nostro presidente, almeno quella, soltanto stiamo registrando, quindi, poi la tagliamo, no, siamo andati tempo fa, a trovare Ciccio, non sappiamo che tu sei amico proprio. Io forse sono amico... Mi associa il tango con lui da piccolo. E lui è regalato una di frequenza libera. Ma voi gliel'avete regalato da soli, proprio andati. Sì, sì, un maglietto è andato con Don Salvatore, che è il cappellano della nostra del Politecnico. Ma che fa il cappellano del Politecnico? Fa la messa. Fa la messa la mattina alle 7 e poi fa le sole puntate, diciamo pure la. Ma c'è vanno alla messa al Politecnico? Sì, sì, se tu vieni domani mattina alle 7 e mezzo, lui Don Salvatore. E che fa la messa? E vanno gli studenti. E vanno gli studenti, persone. Insomma. Ah, messa, poi te. E fate pure le comunioni, i battesimi. Ma festeggiare? No, un attimo, a celebrare. A celebrare. E poi chiedere cosa va a fare. Tu devi fare la chiesa, discorso? No, al campo. Al campo. C'è anche qualcuno, però sì, si può. O metti un business. Poi qua mettete, avete lo spazio, tavolini, cose. Ma perché voi, dalle parti tue, quando studiavi, non c'era la cappella? Qua non lo so io, c'era una cosa perché quando arriva un professore mettevano là la barra, quello non lo ricopro, non lo so se facciamo la messa la tenio, questo no. Vabbè, magari se non c'è ancora posso fare un giro da quelle parti e vediamo se c'è qualcuno che può venire alla messa. O c'è la messa al campus, avvisiamo. Venite, lasciate un'offerta. Poi sono sicuramente sarà contento. No, salutiamo. Ciao, Don Salvatore. Che ti stavo dicendo? Che è la tua maglietta al Papa, solo che il presidente Matteo che si chiama Matteo. Matteo si chiama, si benedetto. Questo nome ricorre. Matteo, il presidente come si poteva chiamare? Matteo. È andato anche dal Papa. E non sappiamo se la radio era giusta.
Ah, e che tale avete da? Non lo so, mi stavo da Lazio, ma sai che papà Ciccio ha ragione, quindi magari forse non dici cosa ha fatto, eh? Perché, no, e poi un po' di rispetto, che quello poi... Se lo senti, aspetta, e devi chiedere se la taglia è giusta e se poi se la può mettere una volta almeno sul balcone. Sì, sul balcone, che colore lo abbia? Bianca, con la stessa frequenza lì, con questa linea. Sì, alla linea, questa qua. Ah, questa qua. Sì. I cinesi l'avete fatto? No, questi per i tecnici, certo. I Bangladesh, pronto? Il Vaticano? C'è Ciccio? Pinuccio su. Ehi, chi sei, Suor Rosa? Ehi, carissima. E vi ricordo quando parlavi alla discoteca. Se me lo passi. Grazie. Ciccio carissimo, come stai? Ehi, la conferma il patto ormai. Ti abbiamo perso, sei diventato famoso. Sì, sembra girare. Bravo. Senti, ti volevo chiedere un fatto. Io so, con quello del Politecnico di Bari. Frequenza Libera. Conosci Frequenza Libera? No, non è un sito porno, è una radio. Web radio, sempre quelle cose. Pensi. Senti, quelli ti hanno dato una maglietta. Dici che sono venuti il presidente Matteo. Non quello, non Renzi. Un altro Matteo Benedetto si chiama, che è la maglietta, ma andava bene la taglia. Ah, e perché non te la metti? Per sporcarti su con la maggiore bracciola. E se devi la macchia, fa la mia suocera, ma venga a prendere, e si la va bene. E che cosa? Ah, infatti in Bangladesh la maglietta, non la può mettere. Perché poi vengono sfruttate a fare magliette. Vabbè. Se inviamo una nuova, originale con la stampa. Ma ne facciamo una nuova, le facciamo fare bitonto. Non li sfruttiamo là. Se tu un giorno sul balcone, non so, te la puoi mettere. Sotto la cosa sposa che ti metti tu. Non so, fai finta di avere caldo che sei sudato sotto le ascelle, però alzi un altro e si vede la maglietta. Dai, fai lo sponsor, ragazzi. Poi se si può far fare apposta, tanto voglio dire, là si può fare. Che cosa? A un certo punto si apre e poi la chiude. Fai una cosa col veltro, come quelli che fanno gli spogliarelli, che a un certo punto si apre e poi la richiudi. Beh, qua fai questo favore, ragazzi, che qua stanno un po' frecati, va bene? Beh, tante cose. Sempre salutato. Ciao, bello, ciao. Ok, avanti, ha detto che se la mette, mo, trovavamo anche di su. Vabbè, scusa, ma ho fatto le mie, cioè, ma ora ha sentito la stoffa proprio. Sì, l'ha sentita, ha detto questo che è da Bangladesh. Però pur Vuk faccio la maglietta così. Al Politecnico, voglio dire, cioè, professore, ma questa è il Politecnico, il professore del Politecnico, cioè, loro ce l'hanno fatta. E invece, se ci sarà andata per la prima volta, facciamo, cioè, cerchiamo di... Beh, qua Salvini che già la fuga, perché la cosa fa il gino. Allora, no, vabbè, usciamo un attimo dal personaggio, perché mi piace anche poi parlare un po' di Frequenza Libera, ci piacciono i contenuti e le consideriamo un po' anche chiacchiere, queste qui. Quindi ci siamo ritrovati ultimamente a parlare anche del modo nuovo di comunicare, quindi considerando questo stesso la web radio, un nuovo mezzo di comunicazione, molto curioso per chi fa radio, per chi fa televisione, nel vecchio modo di fare, quindi o usando l'analogico oppure diciamo, vedendo in TV tranquillamente. Quindi questo nuovo modo di comunicare, il tuo modo di comunicare ci interessa, perché comunque arrivi rapido all'ascoltatore, a chi segue e appunto come dicevi anche prima dell'intervista con il Politecnico, e a farla conoscere anche quello che è il momento politico, il momento sociale, attraverso una battuta arriva prima. Come mai? Cosa c'è di bello in questo? È bello in questo che col tempo, ormai sono quasi 3 anni che ho le pagine dedicate al mio personaggio su Twitter, su Facebook, il sito, Instagram, ormai ho perso, cioè vivo lì sopra. Il bello è creare la comunità, perché intorno ad una battuta, poi su una legge, su quello che è accaduto, nasce la discussione, perché il web deve essere discussione. E quindi c'è gente che mi dice no, vedi che non è come dici tu, ci si aprono delle discussioni tra gente che ha capito che quello che dico non proviene da nessun principio politico di vicinanza a qualcuno, perché così deve essere la satira, o perlomeno la comunicazione anche giornalistica, e quindi su quello è nata una vera e propria comunità di gente che mi segna notizie, che mi chiede aiuto rispetto a qualcosa da pubblicizzare. Quella è la cosa bella, perché alla fine... cioè, all'interno della piattaforma si fa informazione, ma la fanno anche gli utenti, perché segnalano cose che accadono in tutta Italia. Quella è una cosa bella. Però l'agenda setting del web è ancora data dai mezzi tradizionali.
ovvero c'è Balarò il martedì, sul web si parla di Balarò. In Italia non siamo arrivati ancora al punto in cui il web può fornire contenuti propri con un timbro di autorevolezza, non perché non ce ne siano, ma perché siamo ancora vecchi da questo punto di vista. Quindi per il momento ci dobbiamo accodare ancora all'agenda di altri mezzi, ma piano piano si arriverà anche a cambiarla. È bello anche vedere che molta gente ti segue. È un'altra domanda che mi nasce spontanea: se cerchi un contatto con tutte queste persone per davvero, ecco, ricordando anche il fatto che il 18 sarai qui per una contente in cui il Politecnico si presenterà alle scuole medie e superiori, in quel caso tu a mezzogiorno, qui lo diciamo anche con le 12, annuncio, alle 12 ci sarà più prima mattina. Mattina. Prima mattina. Abbiamo un certo orario comodo, ce lo facciamo meglio alle 12. Quindi sì, il contatto con la gente, per me il web è stata una cosa strana, perché ho fatto teatro tanti anni, da quando avevo 16 anni, da quando facevo il liceo scientifico. Ho fatto tanti anni, poi l'ho lasciato un po' perché volevo fare video, mi sono reso conto che per arrivare a fare di più, qualcosa di più grosso, forse servivano le cose classiche che servono in Italia, ovvero la chiave, la conoscenza, la raccomandazione. Poi ho visto il web e ho detto, adesso uso il web, vediamo. Perché il web, tu lo sai, di me che Ferrari, se ci sono 70 persone che ti seguono, sono 70 persone che ti seguono. Può piacere o non piacere, però è un numero preciso. Quindi dà risposte anche meritocratiche. Ho detto, vabbè, visto che nessuno mi fa lavorare, vediamo, apro una pagina web. E da lì ho cominciato a vedere che nel bene e male la gente mi seguiva. E paradossalmente, grazie a Pinuccio, sono ritornato in teatro, perché l'avevo abbandonato, e quindi grazie a Pinuccio sono ritornato in teatro, porto in giro nei spettacoli. E il contatto diretto è una cosa meravigliosa, perché io ho conosciuto tantissime persone che mi seguono, anche persone che mi gastemano, alla fine le ho incontrate, ci siamo presi caffè, abbiamo ragionato, mi è capitato a Taranto un paio di settimane fa con un paio di persone che mi avevano ucciso per una battuta fatta quando il Taranto doveva essere pieno nella virus e buttarono alla fontana. E feci un video sull'Ilva, ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti, alla fine abbiamo cenato insieme, abbiamo parlato, abbiamo capito che l'obiettivo nostro di comunicare il disagio di Taranto era uguale, solo che magari lo facevo in un modo, lui era un altro. E io, grazie a web, sto conoscendo tantissime persone in tutta Italia e ci rendiamo conto che la comunità non è solo virtuale ma anche reale. È quello il passaggio fondamentale, cioè dal virtuale devi arrivare al reale in qualche modo, altrimenti non sei percepibile, devi fare qualche azione reale. Le azioni, per quanto mi riguarda, sono gli spettacoli che faccio in giro, oppure quando sono manifestazioni o proteste di operai o piuttosto legate all'ambiente, io quando posso ci sono. E un'altra domanda è che, visto che hai questa possibilità di parlare ad un pubblico numeroso come quello che sarà anche, lo ripeto, il 18 alle 12. Alle 12, non solo per quello, ma anche per i contenuti che si apprese poi portare a questa giornata, qual è il messaggio che secondo te è giusto da dare agli studenti, a chi ti seguirà la giornata, o comunque quando ci sono rappresentazioni come queste in cui c'è un pubblico giovane, soprattutto studenti che sono alla ricerca poi del percorso universitario, lavorativo, eccetera eccetera eccetera, quindi attraverso quello che dici loro recepiscono un messaggio, quindi qual è questo messaggio che poi vuoi mandare loro? Ma il messaggio che do sempre quando mi trovo a parlare con studenti o persone più giovani di me che stanno facendo un percorso di studi è che lo studio, qualsiasi esso sia, è un'arma. E bisogna arrivare armati ad un certo punto della propria vita, perché se si arriva disarmati siamo in balia del furbo di turno. Questo è il messaggio che do sempre a chi è più giovane di me, dice, ma secondo te cosa devo fare? Perché arriva gente che mi dice anche, Pinuccio, ma secondo te chi devo votare? Non te lo dirò mai io. Oppure secondo te è giusta questa cosa? No, non te lo dirò mai. L'arma è la conoscenza legata anche alla curiosità, volendo. E quindi bisogna armarsi, perché finita l'università, cioè a scuola, all'università bene o male, c'è un tutoraggio, ci sono i docenti, c'è un ambiente che ti tutela. Finito quello, tu sei da solo contro il mondo. Se non sei armato, vieni mangiato nel giro di 10 minuti e quindi anche plagiato. Armiamoci e partiamo.
Beh, mi raccomando, allora tutti gli studenti che poi che magari ascolteranno questo contenuto, mi raccomando ragazzi, armatevi perché è importante. Quello che volete è importante che vi armate nel bene del vostro percorso di vita. Insomma, armatevi nel virgolette, cioè, non è che voi vi armate. No, non armate, se siamo scelta all'ISIS. Armatevi di conoscenza, che può essere la conoscenza qualsiasi, però. Sapere se qualcuno ti prende in giro può sembrare una cosa banale, ma molti in Italia non lo sanno, non sanno distinguere questa cosa. Quando qualcuno dice, ah, quindi sto facendo questo, sì. Poter distinguere e dire è giusto o non è giusto sembra una cosa facile, ma la media degli italiani non sanno distinguere una cosa del genere, non sono informati e si lasciano abbindolare. L'università, lo studio, la scuola serve anche a questo. A stimolare la curiosità, cioè quando mi chiedono ma tu che giornale leggi per capire qual è la notizia, io dico leggo almeno 7 giornali, perché in Italia leggi il giornale di destra è la notizia da 10 minuti, il giornale di sinistra è un altro, quello è un altro, quello è un altro, quindi alla fine devi leggere il più possibile, informarti così per costruirti un'opinione tua, ma devi avere gli strumenti per farlo, altrimenti cioè siamo un popolo, 8 persone su 10 non leggono neanche un libro in Italia. Non è che il web ha portato l'istruzione, no. Se non hai gli strumenti, non leggi neanche sul web. Gli strumenti te li danno lo studio, te li danno l'università, la scuola, la famiglia, in alcuni casi. Ma quelli sono gli strumenti, altrimenti tu non leggi né sul web, né su carta, né i manifesti. E va bene, questi sono i messaggi che vogliamo mandare. Sì, però come vedremo un poco, spiegherò come fare diventare ricercatore universitario. Ho saputo che stai cercando un posto da ricercatore proprio per la politica. Ho ricercato Luigi Urbano, basta che me lo danno. E ho saputo che all'università se sei donna devi fare un determinato percorso, se sei maschio devi fare un altro. Senti, più ci va siccome. No, io volevo considerare una cosa, siccome oggi è un grande lettore. Magari ne approfitti, fai una chiamata, infatti io voglio vedere che tu gli fai gli auguri di compleanno. Ma dove sta? Non è che sta all'estero per spendere un sex soldi? No, vuoi chiamare con io? E chiamo con te? Sì, aspetta. Stava caricando. E ti vedi che... Compleanno. Sì, compleanno. Oggi compleanno. Quanti anni fa? E quanti anni fa il lettore? 25. 52. 52. 25. Magnifico? Così si dice, no? Pino c'è sopra. Ehi, dove stai? È un convegno. Ingegneria informatica. Dove? Alla sacca del culatello. Scusa del convegno. Vabbè, non lo diciamo, poi il campus che ce ne frega a noi. Oh, porto qualche cosa. Se l'auguro, saputo come l'hanno. Bravo. Te li porti malissimo, però vabbè, io in realtà mi sono andato a 4-5. Però va bene, quello è meglio per un professore portare male, così quello è lui che la mente, pensa sempre, si invecchia pensando. Bravo. Sì, allora noi ci dobbiamo vedere il 12 qua, quando è il 18 alle 12. Vestiti bene, che l'ultima volta che ti ho visto con un abito almeno 4 tali più grosso. Che ti perdevi, diciamo. Passa ogni tanto la radio, non passi mai. Passa ogni tanto la radio. Con che radio? La radio che sta nel campus. La conosce. Ha detto che non lo sa. Come? Frequenza libera. Frequenza libera. No, non era un sito per scambisti. Era la radio. E poi passare. Non so, frequenza libera. Potrebbe sembrare una cosa che scambiano le coppie. No, è una radio. Basta, non lo sapevo. Beh, vabbè, sei scusato. Senti, allora io mo porto al ristorante tutti quelli che stanno qua e poi lascio detto che paghi tu. Va bene? Mi raccomando, passa qua. Ha chiuso. Ha detto che passa. No, pensavo fosse un sito per campo scambista, però frequenza libera appunto orge. No, potrebbe essere. No, però secondo me farebbe più successo. Frequenza libera vuol dire. Secondo me anche 70 contatti al giorno, 7 milioni di frequenza libera, tu vai sul sito, quel che trovi te lo porti a casa e pronti. Allora, una chiamata invece io voglio concludere con una chiamata che faccio io. Che faccio io al presidente. Ho promesso che anche perché noi dovevamo essere in diretta adesso, abbiamo avuto una piccola cosa tecnica, insomma, non si sta a spiegare, e quindi la registriamo, questa poi la mandiamo, però la telefonata la facciamo lo stesso. Aspetta, metti più la voce. E non risponde. Aspetta. Non risponde.
Viva a te, non rispondo. Perché lui mi ha fatto la pelle del telefono, sono metto in tasca. Forse ce la facciamo. Quasi. Niente, non risponde. Glielo dici tu poi. Sì. Lo salutiamo. Salutiamo Matteo. Diciamo Matteo, non ti preoccupare, ma il papà farà questa cosa. Mi hanno detto che hai costruito tutto, strumenti, la radio anche se oggi non funziona. No, è colpa mia, è colpa sua. L'ho fatto io un casino. Ah, ha fatto un casino? Sì. E complimenti per questa cosa che avete fatto. Pensateci a trasformare in un sito di scambisti. I soldi seri, proprio seri, seri, seri. Va bene, allora noi la terminiamo qui in questa diretta. Mi anzi, ti invitiamo quando vuoi, la tua presenza libera è sempre aperta. Quando vuoi raccontare qualcosa a modo tuo agli utenti di tutto il mondo, se vuoi, perché vuoi proprio alla fine anche questo. E quindi grazie Alessio, grazie al Politecnico di Bari, insomma ci ritroviamo sempre qui alla prossima, rimanete aggiornati andando sul nostro sito frequenzalibera.it, la sezione podcast dove potete ascoltare tutto il nostro materiale accumulato in questi 2 anni di attività. Va bene, ciao a tutti e grazie. Ciao amico, ciao. Ciao. Ma grazie. È peccato, non siamo Matteo, volevo fartelo conoscere, che lui sta a Milano, poi dice, ma devi venire Pinucci, quando lui mi ha detto che dovevi venire tu, è impazzito, faccio no, sto a Milano, faccio vedere, guarda, 18 sta qua. Sì, comunque sta a 18, vediamo. Magari si è impegnato, ma sta a Milano, ma sì. Se dovesse rispondere, riparti in registrazione, no, in viva voce. Ci sto registrando ancora. Eh? Ah, sì. Certo che una telefonata vera al rettore potevamo farla. Alla serie del culatello. Però per pazienza. O anche uno o anche due. Beh, io diciamo che sono rimasto abbastanza contento di questa cosa. No, veramente quando vuoi.